Ragazzi, bentornati sul canale. Allora, come vi avevo promesso qualche video fa, avevo insomma deciso di fare un video applicazione, quindi una sorta di mio riparo con voi, così ovviamente un trucco normale da giorno, quello che ho indosso adesso, per farvi vedere all'opera insomma i prodotti nuovi, gli ultimi che ho acquistato, insomma. Trovavo appunto carina l'idea di farmi un video applicazione. Se avete qualche domanda in particolare su qualche prodotto, lasciatemelo scritto nei commenti, insomma. E se il video vi è piaciuto mettete un mi piace, se vi va iscrivetevi, insomma le solite cose, e vi lascio alla realizzazione appunto del trucco, e noi ci vediamo al prossimo video. Allora, inizio ovviamente andando a applicare il fondotinta con questa spugnetta che tra poco mi lascia. Non è la Beauty Blender originale, è un fake, insomma, che comunque sto trovando bene lo stesso, anche se quella della Pure Bio mi incuriosisce. Infatti quando questa non la potrò più utilizzare, sicuramente prenderò quella di Pure Bio. E quindi vado ad applicare il nuovo fondotinta che ho, vi ho già fatto il video applicazione. Questo è il Compact Foundation 02 Light Beige di Vegale. Quindi vado così e lo vado a stendere. Mi avete consigliato di applicarlo con la spugnetta, e in effetti non so perché io non l'abbia fatto prima, ma sinceramente perché quando prendo un fondotinta, il primo utilizzo insomma che ne faccio è quello di applicarlo con le dita per vedere. Comunque vedete, ovviamente con la spugnetta è più semplice, cioè più semplice, impiegate molto meno tempo e ecco, mi sbianca anche oggi, quindi questo è un problema di luce perché dal vivo non è così chiaro, ma comunque poi andiamo a mettere il blush e la non l'ho presa oggi, ci mettiamo solo andiamo solo di blush. Vado a mettere anche, ecco, a mo' di correttore, perché ovviamente l'ho finito e non so quale prendere, quindi per il momento non ho comprato nessun correttore, anche se alla fine credo che ne prenderò uno di Pure Bio, insomma penso di prendere quello che mi ha consigliato Ale. Allora, adesso andiamo a fissare il tutto con la cipria di Benefos, questa nella tonalità Sand, che a vederla sembra anche un pochino scura, ma l'ho già messa una volta e non è per niente scura, vedete, non e la vado a mettere su tutto il viso, avendo la pelle grassa, quindi ecco, l'ho messa solo una volta la cipria, quindi questa è la seconda volta che la provo con voi. Devo capire effettivamente se mi tiene a bada il sebo in eccesso. Adesso sopracciglia con la Brow Divine di Nabla. Dovrei anche farle le sopracciglia. Anche di questa vi ho già fatto il video applicazione, quindi ve lo lascio da qualche parte. Ora vado ad applicare il gel di Essence per sopracciglia, questo è il Make Me Brow. Questo è il nuovo, insomma, perché ne ho comprato un altro. Ok, sembrano scurissime, ma in realtà
non lo so, si deve anche asciugare poi questo. Adesso vado ad applicare la matita nera della Puro Bio, questa è la 01, all'interno. Allora, adesso vado ad utilizzare la il blush a mo' di anche di ombretto, questo è Popcorn. Allora, ne vado a mettere poco, giusto per prenderlo come ombretto. E io trovo che sia perfetto da appunto per un trucco nude, cioè comunque delicato da tutti i giorni. Ah, e questo è il pennello nuovo di Essence, quello da sfumatura, ed è morbidissimo e mi piace un sacco, come vedete molto delicato. Adesso invece lo andiamo ad applicare come blush, quindi prendo un pennello. Lo vado a mettere appunto come blush. Quindi blush messo, il risultato è bellissimo, cioè luminoso. Adesso invece vado ad applicare il mascara, il Multi Action di Essence. E adesso l'unica cosa che manca è il rossetto. Vado ad applicare Anagallide, quindi il numero 13, sì, 13 di Alchemilla. E anche questo, essendo comunque aranciato, vedete, sì, fondamentalmente dà molto sull'aranciato. Poi è cremoso, confortevole, insomma, credo che stia bene con il resto del look. E quindi sciogliamo i capelli, metto gli occhiali. Quindi questo, ragazze, era il video applicazione degli ultimi prodotti che ho preso, insomma. Come vi ho detto prima, fatemi sapere se avete qualcuno di questi, come vi siete trovati, o se vi interessa magari averne uno in particolare. E noi ci vediamo al prossimo video. Vi mando un bacio!